Bene, signori, buonasera e benvenuti all'undicesimo congresso della Trad Market Corporation. Buonasera. Buonasera. Voi tutti conoscete questa nostra multinazionale, è vero? Noi stasera siamo qui per porvi una domanda, un quiz, un test, che non sono di natura tecnica, ma bensì per capire le vostre attitudini a questo tipo di lavoro. Ora pregherei la dottoressa Lodogratis di porre il quesito, la domanda, dottoressa, al primo candidato. Io la faccio, come dire, a tutta l'assemblea, poi lei deciderà chi vuole che le dia la risposta. Benissimo. Allora, il test, diciamo, la domanda è questa. Voi che cosa vorreste che si dicesse di voi dentro la vostra camera mortuaria? Calma, mi rendo perfettamente... Signori, scusate, mi rendo perfettamente conto che la domanda è poco attinente, ma serve appunto per capire, mi perdoni, per questo signore in prima fila. Cosa vuole che le dica? Nella mia camera mortuaria mi piacerebbe che si dicesse, non so, che sono stato un buon padre di famiglia, ecco, un uomo generoso. Bravo. Ultima la risposta, sì. Ultima, veramente. Sì. Signora, mi scusi, lei in seconda fila, lei più o meno che nei pressi, diciamo. Nei pressi, chi di tu, chi di mamma, chi di tu, from. Mi piace, dopo che dici il coso acuto, rifacciate la domanda a voi, signora. Tu pregamo, ci è? No, signora, tranquilla. Noi vorremmo sapere che cosa vorreste voi che si dicesse dentro la vostra camera mortuaria, mentre voi state là, diciamo, dentro... Oh, vedi, più assiduata. Io volessi che si direbbe nella stanza mia, madonna come sta bella, naturale, non ci manca la parola. Ah, che originale. E brava. Va bene. E brava, Fabi. E quel signore laggiù in fondo, in piedi. Me? A lei, 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 lei. Che cosa vuole che si dicesse nella sua camera mortuaria? Beh, ecco, magari se nella mia camera mortuaria si dovesse dire... Cioè, vedendomi, magari dicono... Madonna, si sta muovendo! Diciamo, mi farebbe piacere. Non è che è obbligato, no? È un'idea! Un'idea, poi ognuno dice la sua, non è che... Farebbe piacere a tutti, penso. Anche perché in quel caso mi alzo e me ne vado. Tutti felici e contenti. Grazie, arrivederci.